Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della terra. Se dunque tu ti presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu verrai gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie vedia l'altro del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua destra, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Sembra immediatamente
le beatitudini nel Vangelo di Matteo. E dal Salmo possiamo trarre una beatitudine per noi, perché insieme abbiamo detto: beato chi cammina nella legge del Signore. Ma cosa vuol dire? Perché talvolta diciamo delle cose senza capire molto che cosa significa. Cosa significa camminare nella legge del Signore e quindi sperimentare la beatitudine? Il Salmo continua dicendo: beato chi custodisce i tuoi insegnamenti e li cerca con tutto il cuore. Dunque è una questione di cuore, è una questione non di semplice esecuzione di una legge, ma è una questione di integrazione nella propria vita di ciò che ci viene insegnato dalla parola di Dio. Forse per questo il Salmo conclude con una preghiera che recita così: dammi, Signore, intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Dammi l'intelligenza della fede perché io possa custodire la parola e osservarla. Che cos'è l'intelligenza della fede? È quella sapienza di cui parla l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi. Non è la sapienza del mondo, né tantomeno dei dominatori di questo mondo. È una sapienza che è rimasta nascosta nei secoli ed è stata rivelata da Gesù nel momento in cui ha assunto la nostra condizione umana. Ed ecco allora perché e come si spiega il Vangelo di oggi. Tutti noi sappiamo, leggendo i Vangeli, come i sacerdoti, gli scribi, i farisei accusavano Gesù di essere un po' anarchico, di essere trasgressivo rispetto alla legge. In realtà Gesù accusa proprio i farisei di avere deformato la legge del Signore, di aver moltiplicato i comandamenti, di aver reso impossibile per la gente di osservare i comandamenti. E allora qui dice: guardate, non è vero che io sono venuto ad abolire la legge, al contrario, sono venuto a darle compimento, cioè a rivelare il motivo profondo della legge, dell'insegnamento, delle parole del Signore. E allora aggiunge: sappiate che chiunque trasgredirà uno solo di questi precetti e insegnerà ad altri sarà considerato minimo nel regno dei cieli, al contrario chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Ecco allora che c'è un triplice impegno che ci viene oggi dalla parola di Dio. Il primo è ascoltare e custodire la parola del Signore. Il secondo è osservare. Il terzo è insegnare. A proposito del primo impegno, ciascuno si domandi quanto tempo dedica all'ascolto e alla custodia della parola di Dio durante una giornata o una settimana. Certo, se il nostro ascolto si esaurisce nella messa domenicale, è poca roba. Non cambia la nostra vita. Non deve passare giorno che non abbiamo, almeno per un momento, per qualche minuto, ascoltato
e interiorizzato la parola di Dio. Questo ci aiuterà a osservare i comandi del Signore. E chi osserva i comandi del Signore non avrà nessun problema a insegnarli. Se penso per esempio ai vostri figli, ai vostri vicini di casa, alle persone con le quali avete una relazione costante, ai poveri che sono affidati a noi, come fanno a capire la legge del Signore se non osservando il nostro comportamento, la nostra testimonianza? Come fanno i vostri figli a conoscere la legge del Signore e a sperimentare la fede respirando il clima che c'è tra voi sposi, tra voi genitori? Se voi ascoltate e custodite la parola, se voi la osservate, non è difficile che la possiate anche insegnare, perché tutti gli esempi che Gesù porta di seguito nel Vangelo, io vi invito poi a rileggere questa pagina, riguardano delle relazioni. La nostra fede acquista significato nella storia concreta di ogni giorno se incide sulle relazioni che abbiamo intorno a noi. Quando ad esempio Gesù ricorda che agli antichi fu detto non uccidere, ma io vi dico, afferma, che se tu dici al tuo fratello stupido, tu l'hai ucciso. Se gli dici pazzo, sei degno della gelida, cioè del fuoco, dell'inferno. Esagerato. Però sarà esagerato, ma ha detto così. Questa è parola di Gesù. Così negli altri esempi che porta. Allora ecco perché è importante osservare questo itinerario nell'entrare nella conoscenza della parola di Dio, ascoltare e custodire, osservare e trasmettere, insegnare. Questo insegnare non è qualcosa che prendiamo dall'esterno di noi e passiamo direttamente, è qualcosa che passa attraverso la nostra vita. Nessuno di noi, tantomeno voi genitori, siete in grado di insegnare davvero ai vostri figli se la parola di Dio non attraversa la vostra vita e non diventa un modo di pensare, di esistere, una sapienza, come direbbe l'Apostolo Paolo. Ed ecco allora che il mio invito è semplice. Abbiate il coraggio di prendere ogni giorno un piccolo frammento della parola di Dio perché possiate osservarla e trasmettere la fede ai vostri figli. Se volete un esempio più concreto, non ci sia una sera in cui come sposi e con i vostri figli, se è possibile, non prendiate una parola del Vangelo da ricordare il giorno dopo. Se voi la ascoltate, la custodite, durante la notte quella parola cammina dentro di voi, dentro di noi, nel nostro inconscio, e la mattina si presenta alla nostra coscienza. Il Vangelo di oggi in sostanza ci chiede una serietà assoluta, seppure semplice, davanti al dono della parola di Dio. Che il Signore vi benedica e vi dia questo dono di ascoltare, custodire, osservare e trasmettere il suo messaggio. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.